rubano i motori nella periferia orientale di Napoli, da quello della Ferrari a quello di una storica Fiat 126, una location insolita per il villaggio della prima edizione del Vesuvio Motor Show, evento allestito in via Brecce Sant'Erasmo in una zona come Gianturco, conosciuta più per gli scheletri industriali che per gli spazi da adibire ad eventi. Nonostante la posizione però la due giorni dedicata ai motori ha richiamato una grande folla di appassionati o semplici curiosi. Motorhome allestito nel Gold Tower Hotel, mentre a battezzare la pista per le esibizioni previste nel programma dell'evento ci ha pensato la Force India 2018, con la livrea modificata che fu di Sergio Perez e Sebastian Ocon. Taglio del nastro con l'organizzatore Antonio Olivieri e l'imprenditore napoletano Paolo Scudieri, presidente dell'Adler Group. Non esistono zone periferiche, non esiste il centro. Io credo che o qui o in un'altra zona l'evento possa riuscire, lo stiamo vedendo, è riuscito, il sole c'è, le macchine ci sono, c'è bella gente e questo è quello che vogliamo. La città deve avere una univocità nell'accogliere eventi di grande livello, in centro e in periferia, ogni luogo è buono, ogni luogo è fantastico perché la passione possa essere al centro della nostra vita.